Salve a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con le feste ebraiche. È la volta di Shavuot, la festa delle settimane, la festa di Pentecoste ebraica. Appunto quest'anno inizia dalla vigilia del 25 maggio, eh, i giorni sono due: il 26 e il 27 maggio. E questa festa, dice appunto il Deuteronomio, è la festa dell'Eterno tuo Dio, la celebrerai con, mediante offerte volontarie che presenterai nella misura delle benedizioni che avrai ricevuto da, di, dal tuo Dio. E celebra dunque 50 giorni dalla dopo la Pasqua e costituisce una delle tre feste di pellegrinaggio. La seconda festa dopo Pesach seguirà appunto quella di Sukkot. È la festa delle offerte per eccellenza, è la festa delle primizie, il giorno delle primizie, perché è il giorno in cui da tutto il paese ci si ricava al Tempio di Gerusalemme per offrire al santuario le primizie dei campi, particolarmente il grano. Durante tutte e tre queste feste di pellegrinaggio, eh, la popolazione maschile di Israele partiva da ogni paese, da ogni villaggio per portare al Tempio. La propria uh, offerta, la propria presenza. Di seguito alla distruzione del secondo Tempio, la festività si incentra sulla commemorazione invece dell'alleanza al Sinai, cioè il dono del Mattan Torah, cosiddetto il dono della Torah, dei Dieci Comandamenti. Dopo l'uscita dell'Egitto, i figli di Israele si diressero verso il paese di Cannes eh, e sette settimane dopo giunsero dinanzi al monte Sinai. Dove ricevette l'ordine di lavare i propri abiti. Il terzo giorno, fra lampi e tuoni, il Signore parlò al popolo, che, però, dinanzi allo svolgimento della natura e della potenza, della voce di Dio, fu preso da grande spavento. Mosè ricevette da Dio l'ordine di recarsi da solo sulla cima del mondo, dove rimase 40 giorni e 40 notti per ricevere appunto le due tavole della legge. L'espressione, comunque usata Dieci comandamenti. Dunque ho così dette le dieci parole, ma il popolo vedendo che Mosè dopo 40 giorni non era ancora tornato temette di essere stato abbandonato e con loro appunto, si. loro avevano ricevuto degli egiziani, si costruirono un vitello d'oro. Mosè scese dal Sinai, vedendo il popolo abbandonarsi all'adorazione di un idolo, spezzò le tavole della legge. Ma dopo che i trasgressori furono puniti e che il popolo si fu pentito del peccato commesso, Dio alle preghiere di Mosè annunciò il suo perdono con l'espressione Salahti, ho perdonato. E Mosè eh, salito ancora una volta sul monte Sinai ricevette nuovamente le tavole dell'Alleanza. In questa dunque festa si eh, legge il libro di Ruth. Eh, il libro appunto del matrimonio particolarmente che parla del matrimonio di Ruth sposa con Boaz ricco possedente lontano parente della famiglia appunto della discendenza del Messia seconda, secondo la seconda tradizione Ruth è la progenitrice del re Davide. E, e quindi eh, questo libro che richiama appunto all'alleanza al matrimoniale tra Dio e il suo popolo a Shavuot inoltre si usano a decorare le sinagoghe con rami e fiori. La Bibbia associa a questa festa la raccolta del grano appunto e della frutta, la donazione delle primizie. E infine ehm, si mangiano i latticini. C'è una tradizione universale ebraica nel mangiare latticini appunto a Shavuot, in riferimento a quello che dice il cantico dei cantici e cioè «stilla dalle tue labbra come il miele e il latte sotto la lingua». Cantico dei Cantici, capitolo 4, versetto 11. Inoltre, ecco, questa, questa volta, volevamo sottolineare come il dono della Torah è paragonata all'acqua e al vino. Infatti, secondo appunto, i rabbini, la Torah è come l'acqua che circonda la terra, come l'acqua viene dal cielo gratis, così è la Torah. Come l'acqua viene giù tra tuoni e lampi, così la Torah è stata data tra tuoni e lampi. Come l'acqua rinfresca lo spirito, così la Torah. Come l'acqua viene giù a gocce e si trasforma in ruscelli e torrenti, così la Torah si studia. Qualunque legge oggi, qualunque legge domani, fino a quando non si trasformerà in un fiume crescente di conoscenza come l'acqua lascia i luoghi alti e scorre in discesa verso luoghi bassi, così la Torah lascia gli orgogliosi per estrarre gli umili di spirito. Come l'acqua non si mantiene fresca in recipienti d'oro e d'argento, ma solo in brocche in terracotta, così la Torah rimarrà solo con, con persone che si considerano umili quanto una brocca di terracotta. In conclusione, come per il caso dell'acqua, un uomo importante non dovrebbe vergognarsi di chiedere ad una persona meno fortunata e datemi un po' d'acqua da bere così anche un grande studioso della Torah non dovrebbe vergognarsi di imparare qualcosa da una persona meno colta nel cosiddetto Rotol del tempio è scritto che alcuni ebrei celebravano la Pentecoste in tre momenti uno di questi è appunto la festa del vino nuovo ecco che la Torah è paragonata a questo vino nuovo eh, come si doveva offrire la primizia del raccolto così vi era una Pentecoste del vino nuovo che si celebrava 50 giorni dopo la, dopo la Pasqua. E siccome la menzione del vino nuovo dolce è sempre stato un, un enigma, considerato che il grano nuovo e il vino nuovo non coincidevano nel tempo. Il rotolo del Tempio mostra anche che il vino nuovo potesse essere associato alla Pentecoste. Inf infatti è possibile che San Luca, quando scrive il racconto della Pentecoste, Associa uh, questa festa al vino nuovo, infatti gli apostoli erano ubriachi, si dice, uh, sembravano ubriachi di vino. Il capitolo ottavo del cantico in ebraico recita così: ti farai bere vino aromatico e succo del mio melograno. E questa è la traduzione del Targum. Berremo il vino vecchio tenuto in serbo nei suoi grappoli fin dal giorno in cui fu creato il mondo, e berremo del frutto della melagrana che sono state preparate per i giusti nel Giardino dell'Eden. L'immaginazione del traduttore, è qui è ancora più vivace: Gerusalemme, col suo Tempio, diventano un secondo Eden. E il vino che sarà bevuto quando verrà il Messia è quello tenuto in serbo al Sinai perché il Montessine è in alcuni testi giudaici antichi la cantina, si dice, della Torah, dove è conservata la legge che nella tradizione appunto giudaica è sovente paragonata al vino. Bene, queste eh, dunque sono alcune indicazioni della, del approfondimento di alcuni elementi di questa festa di eh, Shavuot molto più vasta, molto più ricca. Se andiamo a, ad approfondire solo alcuni accenni, quindi adesso vediamo alle lettere di Shavuot, la sua radice che appunto, Shin, formata da Shin, Bet e Ain, Shevache indica il numero 7, appunto, mi ricordo appunto alle sette settimane: la fos, è la festa delle sette settimane eh, dopo Pasqua. E inoltre, sheva significa sazietà e quindi potremmo dire che il dono della legge, il dono della Torah non è altro che poi il dono dello Spirito Santo che verrà appunto ricevuto in pienezza dal, dal, dagli apostoli. Infatti la, gli atti degli apostoli dicono furono pieni di Spirito Santo, cioè la Torah giunge a compimento. Questa legge di Dio che viene dall'alto giunge a compimento proprio nella Pentecoste cristiana. La pienezza della legge non è altro appunto che la legge dello Spirito Santo che tutti noi cristiani abbiamo ricevuto. Bene, alla prossima festa ebraica, Shavuot Sameach. Buona festa della Pentecoste. Shalom a tutti.